Venerdì 4 luglio si è tenuto il primo consiglio comunale nel comune di Fontenuova, con il giuramento del neo sindaco Fabio Cannella e l'elezione del presidente e dei vicepresidenti del consiglio comunale. Fabio Cannella, uscito vincitore dopo il ballottaggio dell'8 giugno, che lo ha visto opposto a Claudio Floridi di Forza Italia, prima del giuramento ha voluto con un breve discorso precisare alcune cose. Durante il mio mandato non scenderò a compromessi. Chiedo l'aiuto di tutti i cittadini e lavorerò per il bene di Fontenuova. La prima volta che sono entrato nella stanza del sindaco non nascondo di aver provato un senso di ansia, ma poi l'appoggio di tutta la macchina amministrativa, di tutti i dipendenti, dei consiglieri, mi ha dato un input maggiore per andare avanti. Le cose da migliorare sono tantissime, ma non è nel mio carattere dare la colpa a chi mi ha preceduto. Sarò disponibile per tutti, ma soprattutto l'onestà la metterò al servizio di tutti i 31.000 e più cittadini di Fontenuova. Non tutto è stato rose e fiori. Nella maggioranza si è avuto subito una spaccatura con la presentazione di due candidati per l'elezione alla presidenza del Consiglio Comunale. Agostino Durantini, già presidente durante la legislatura Vittori, ed Imelda Buccilli, insegnante di educazione fisica a Santa Lucia, alla prima esperienza politica e presidente provvisoria del Consiglio in quanto consigliera anziana. Questo fatto è stato subito preso a pretesto dai consiglieri di minoranza. Claudio Floridi di Forza Italia, uscito sconfitto dal ballottaggio dell'8 giugno, Graziano Di Buò, ex sindaco della scorsa amministrazione, e che a queste elezioni ha presentato la lista civica Vita Nuova, oltre a Valerio Novelli del Movimento 5 Stelle. Ognuno di loro, nel proprio intervento, dopo aver fatto al neo sindaco gli auguri di rito, l'hanno contestato, in special modo Di Buò, per aver presentato due candidati della stessa maggioranza alla presidenza del Consiglio Comunale, senza essere venuti prima ad un accordo. Sì, per quanto ci riguarda, anche per noi, diciamo che visto che, ribadisco, in campagna elettorale si è sempre detto rinnoviamo questo comune, per quel che ci riguarda noi del Movimento 5 Stelle potremmo anche accettare una candidatura della signora Buccilli, ma ci sembra veramente sconveniente che si vengano sempre riproposti gli stessi nomi. Dopo una sospensione di 5 minuti, accordata dal sindaco per le proteste dell'opposizione, si è tornati in aula con la stessa situazione di prima. Sono iniziate le votazioni. Alla prima e alla seconda conta non si è raggiunto il quorum dei due terzi, mentre alla terza votazione, valida senza quorum, Durantini ha raggiunto i 18 voti, mentre la Buccilli si è fermata a 6. Applausi per Durantini, ma anche per la Buccilli, che lascia il posto della presidenza e torna tra i banchi dei consiglieri. Claudio Floridi viene eletto invece vicepresidente. Si vota anche per l'elezione della commissione elettorale ed ogni gruppo politico ne elegge uno del suo schieramento. Al prossimo consiglio comunale si decideranno i nomi dei capigruppo, che dovrebbero essere Federico Del Baglievo per il PD, Umberto Falcioni per Forza Italia e Valerio Novelli per il Movimento 5 Stelle.